questa soglia, per mantenere la deformazione ci vuole energia. Questa energia è presa dalla radiazione gamma, che quindi non viene emessa. Per questo si riescono ad avere emissioni di neutroni senza emissione gamma. Una volta che lo spazio-tempo è deformato, così altre particelle possono fuggire dal nucleo producendo dei fasci molto intensi, non isotropici, e questa asimmetria è dovuta alla regione asimmetrica per noi in cui avviene la reazione. Quindi abbiamo emissioni nucleari senza radiazione gamma, in cui ovviamente variano i nuclei. I fenomeni sono caratterizzati da una soglia di energia, che poi abbiamo visto si trasforma anche una soglia di densità di energia, e si ha un'anisotropia nello spazio e tempo. Altri risultati sono stati già presentati da Giovanni Cherubini questa mattina sul Mercurio, quindi ve li salto. E anche in questo caso, come vedete, partendo dal mercurio si hanno nuclei sia più pesanti che meno pesanti dopo il trattamento opportuno. E questa deformazione dello spazio-tempo corrisponde a una rottura della simmetria locale di Lorentz, dell'invarianza locale di Lorentz. E l'esperimento che ho presentato questa mattina a Cherubini, appunto, era stato pensato in maniera tale da interrompere questa, simmetria, e così pure l'esperimento presentato oggi sull'emissione dei neutroni. Bene, questa teoria dello spazio-tempo deformato può essere considerata una visione che unifica le varie reazioni nucleari non convenzionali. Infatti, negli ultimi anni sono stati inventati nuovi nomi per indicare che succede qualcosa di non convenzionale: fusione fredda, LENS, Condensed Matter Nuclear Science, Piezo Nuclear Reaction o le CAT. Cosa hanno in comune tutto ciò che è stato misurato e in che senso questa teoria unifica? In ogni caso c'è una soglia di energia. Questa soglia di energia si vede perché bisogna raggiungere una densità di energia. E per raggiungere questa densità di energia si vede un tempo che trascorre tra l'inizio dell'esperimento, cioè da quando iniziamo a dare energia, e il momento in cui si raggiunge questa densità. In ogni caso si ha un cambiamento del peso atomico, in ogni caso non si vede la radiazione gamma, le particelle escono in fasci intensi che vivono ancora poco e anisotropi. Ecco, questo fatto che le emissioni siano anisotrope molte volte ha portato a dire che non si ha emissioni di neutroni. Noi pensiamo che in molti casi in cui non sono stati misurati i neutroni è dovuto solamente al fatto che, non essendo una emissione isotropa, non si è andato nella direzione giusta con il numeratore. Va bene. Per poter utilizzare in maniera sistematica le reazioni a spazio-tempo deformato, uno dovrebbe pensare di fare un gran numero degli esperimenti e vedere tutti i casi possibili, oppure trovare una legge generale in grado di predire tutto ciò che può avvenire, e questa seconda ipotesi è più attraente e chiede di capire qual è il meccanismo che sta sotto a queste reazioni. Allora si è tentato di misurare
quali elementi si erano formati con il mercurio e se abbiamo riportando questi elementi sul piano NZ, numero di neutroni, numero di protoni, abbiamo unito i vari elementi tra di loro, Quindi si avevano tante linee che univano un elemento all'altro e quelle più ricorrenti avevano una pendenza di 45 gradi. Il che significa che tra gli elementi che abbiamo rivelato e quelli che non abbiamo rivelato per diversi motivi, l'ossigeno perché formava gli ossidi, l'azoto perché si era volatilizzato, così pure l'acqua nel neon, eccetera, abbiamo tracciato queste curve del piano NZ a 45 gradi che rappresentano cosa può succedere. Bene, la distanza più corta tra due nuclei che stanno nella stessa linea retta corrisponde a due neutroni e due protoni, cioè alla particella alfa. La conseguenza, secondo noi, non è che sia una sequenza di emissioni alfa, ma piuttosto che quando il nucleo si rompe, all'interno del nucleo c'erano dei cluster alfa che rimangono uniti dopo la rottura. Per questo la differenza tra uno e l'altro è di un alfa. E questo fatto che ci sia emissione alfa potrebbe anche spiegare l'eccesso di elio riportato in molti esperimenti LEM. Una delle ipotesi che erano state fatte è che ci fosse una fusione nucleare dell'idrogeno che portasse all'elio, secondo noi invece è una rottura del nucleo in gruppi di particelle alfa. Dopodiché, se si va a valori di ZE più alte, siccome diciamo, questa curva, l'isola di stabilità, non è dritta, come ben si sa, ma curva, si potrebbe vedere ad altri valori di ZE di N come sono messi i nuclei all'interno, come sono messi questi cluster all'interno del nucleo. Nella teoria di esserci ulteriore parametro dell'energia, così anche questa densità di energia, cioè l'energia del nucleo per nucleone, può essere introdotta come parametro di studio e il fatto che esistano delle soglie, delle reazioni, potrebbe corrispondere a particolari superfici in questo diagramma tridimensionale. E quindi nuclei differenti potrebbero appartenere alla stessa superficie caratterizzata dalla stessa densità di energia. In questa maniera trasformazioni tra nuclei che di solito sono considerate non possibili potrebbero avvenire. Bene, quali sono le prospettive che si presentano? Che per il momento possono essere immaginate, produzione di energia, loop di reazione, siccome si può andare avanti e indietro nella scala nucleare, si può pensare di passare da nuclei più leggeri a più pesanti e viceversa, produzione di elementi rari, produzione di isotopi, eliminazione o riduzione di residui radioattivi, e anche di materiale pericoloso. Bene, su almeno tre punti nel frattempo già si sono avuti dei buoni risultati, cioè nella produzione di materiali rari, in particolare sono ottenute terre rare, nella produzione di materiale radioattivo, come ha mostrato questa mattina Giovanni Cremolini,
e della produzione di energia in quanto si è visto un riscaldamento che produceva energia maggiore di quella che era stata introdotta. Bene, a questo punto direi